Quanti anni aveva quando l'ha scoperto? Io avevo 42 anni Avevo appena compiuto 31 anni. e la paura appunto di rimanere magari con il seno deturpato era insomma era notevole. Pensavo piuttosto a salvarmi, sì, la vita, ma volevo essere davvero madre un giorno. Quel giorno per Sara è arrivato 5 mesi fa, quando nonostante la chemioterapia ha dato alla luce la piccola Agnese. Romina invece, grazie alla diagnosi precoce, è riuscita a non fare la chemio e a salvare il suo seno con un intervento per nulla invasivo. Due donne simbolo di un tumore, quello alla mammella che ogni anno in Italia colpisce più di 30.000 persone, tante, troppe, al di sotto dei 40 anni. Il tumore della mammella è una malattia che colpisce purtroppo sempre di più le donne giovani, sicuramente in relazione ai fattori ambientali come lo stile di vita, l'inquinamento, il tipo di alimentazione, il fumo, ma è pur vero che la sopravvivenza è aumentata. Infatti si è visto che per le lesioni diagnosticate al di sotto del centimetro, quindi una fase preclinica, la sopravvivenza è pari a circa 90%. E questa è la nostra arma più efficace, quella della prevenzione. Il primo controllo spetta proprio a noi con l'autopalpazione, poi è bene seguire i consigli degli specialisti. Gli esami variano a seconda dell'età della paziente e che siano sintomatiche o asintomatiche. Per la paziente asintomatica al di sotto dei 35 anni è raccomandato eseguire una ecografia una volta all'anno. Tra i 35 e i 40 anni deve eseguire una mammografia di riferimento e continuare i controlli annuali ecografici. Al di sopra dei 40 anni viene eseguito annualmente sia la mammografia e l'ecografia, questo per permettere ovviamente una diagnosi precoce. Questa è una donna di 39 anni, che ha fatto uno screening mammografico ed ha scoperto un Ospedale tumore Fate Bene carcinoma Fratelli di Roma, oncologi, chirurghi, radioterapisti, radiologi, psicologi discutono insieme ogni giorno i casi da affrontare, come poter seguire al meglio le pazienti dalla A alla Z. Ormai è assodato che la cura del tumore della mammella, in un centro che si occupa esclusivamente di questo tipo di patologia, addirittura ha aumentato la sopravvivenza del 20%. Pertanto è importante rivolgersi ad un gruppo che si occupi esclusivamente e con tutte le figure di riferimento per questo tipo di patologia di questo settore. Oltre che sei seguita a livello medico, sai comunque che hai sempre delle persone intorno, cioè una forma di protezione, cioè non ti senti persa, quindi tu sai esattamente da chi andare, sei seguita. E questa è una cosa fondamentale per il paziente. C'è stato un occhio molto attento anche alla tutela del mio sentirmi donna e nel non deturpare, non voler deturpare un organo comunque così associato alla maternità come alla sessualità. Negli anni 80 facciamo le mastectomie di principio anche per tumori molto piccoli, adesso facciamo la chirurgia oncoplastica, cioè utilizziamo i concetti della chirurgia plastica alla chirurgia oncologica. Chiaramente la mastectomia, cioè l'asportazione della mammella, altera gravemente quello che è lo schema corporeo di una donna. Quindi interventi non invasivi con un risultato estetico brillante permettono di superare più facilmente quello che è il trauma della malattia. Quindi noi ci crediamo fermamente, forse anche io sono una donna e sono fermamente convinta di questo approccio.